E salve a tutti ragazzi, sono ZomboMaster e oggi siamo qui in questo nuovo video. Allora ragazzi, siamo qui, intanto parto, volevo dirvi, siamo qui su Naruto, questo non so a che episodio siamo arrivati. Where am I? Somewhere halfway between life and death, child of Uchiha. Your eyes. It can't be. You're from the Uchiha clan too? Well, if you can feel pain, it means you are still alive. So you saved me? Thank you. You can thank me later. You see, I intend to make you pay me back in full. Okay, what do I need to do? I need to get back to the Hidden Leaf Village. We're in the middle of a war. And now that I've finally awakened my Sharingan, I'll be much better at protecting my allies. Protecting your allies? What? You will not be able to go on working as a ninja with that body. Wake up. Nothing in this world goes the way it should. Would you shut up already? I don't want to stay here forever. Enough. Neither of us can get out of here. Not with these bodies. Just who are you? I am the ghost of the Uchiha. Madara Uchiha. Madara? But Madara already died, ages ago. Then I suppose I am a relic from the past. It is true. If I was not receiving a steady supply of chakra from that statue back there, I would be dead in an instant. I am cheating death. Why would you capture a half-dead kid like me? We are going to break the cycle of cause and effect. Create a world with only victors, with only peace, with only love. A world that contains nothing but those things. Why should I care? Look, I just want to go back to my village, okay? If you want to die, that is your choice. But I shall take that eye of yours before you do. Why do you want my eye? You already have your own! And I am still missing a right eye. The Sharingan's true power is unleashed. The left and right come together, you see. So, that means if I stand shoulder to shoulder with Kakashi, I'll get even stronger. Then we'll really be able to keep Rin safe. Just another reason why I need to get out of here. Just wait, you two. I'm still alive. I leave the rest to you. It's no use trying to act tough and hide your injuries. I've already seen them all. Rin. He said her name again! Look, what the heck are you doing? I just saw that you had started mumbling about Rin again, so I got curious as to what kind of dream you were having. He always looks like such a loser when he's doing that. It's quite funny. He even drools sometimes. Hey, quit laughing, Guru Guru. Sorry. It's been a while since I first got here. The first time I saw you, I was scared to death. You're puppets who were created from the statue, right? To us, you look like the real puppet. Yeah, you're human, yet half of your body is artificial just like ours.
Worried about Madara? He went on and on about breaking the cycle of cause and effect or whatever, and then he goes to sleep forever. Oh, didn't you understand what Madara was talking about? Basically, his idea is to chuck out all the bad stuff in the world and run away to a dream world where everything's good. Since it's a dream world, you can do whatever you like. You can even bring dead people back to life. What? Now that just sounds ridiculous. Maybe to you. Shut up! You're way stupider than me. Bingo! Jeez, I don't know if you're making fun of me or if you're the idiot. But I guess there's no point in worrying about that now. I just need to get used to this body as quickly as possible. Come on, you guys, time to get to work. Okay, more rehab, right? I take it you're ready? Of course! All right. Let's fight! Bene, stavo dicendo prima che... prima che mi... fermasse il filmato, che questa è già la seconda volta che registro questo video per non ho capito che cazzo fosse successo, visto che si vedeva solo schermo nero. Ma intanto questi qua sciotto, cazzo, cioè un pugno easy, pugno e via. Vabbè, comunque stavo dicendo questo, è la seconda volta che è la seconda volta che registro questo video, quindi ho abbassato anche di nuovo... Madonna santa. Ho abbassato anche un po' di più l'audio, così... mi dovreste sentire meglio, in teoria. In teoria. Poi si vede. Intanto picchiamo questo bravo fascista bastardo. Ok. E Naruto, volevo dirvi una cosa per quanto riguarda Naruto. Io sto registrando, credo ormai siamo arrivati a decimo episodio, undicesimo, non lo so. E io ancora devo editare, Madonna, ancora devo editare gli altri video, quelli precedenti, quindi non so neanche come, cioè no, come sono venuti, lo so, l'ho visto prima, ovviamente prima di renderizzare il video, io me li riguardo un po'. Infatti ho cancellato un bel po' di video, ho cancellato di sia Call of Duty che di Naruto, e anche soprattutto Call of Duty, soprattutto la campagna di Call of Duty, quello di Black Ops 1, perché voglio che sia un po' bella tutto qui, visto che Madonna mi avete scassato il cazzo. Vorrei che fosse un po' bella, non che muoio ogni 2x2 come succede molto spesso con le mie campagne, che smadonno così tanto che Cristo Dio le registro 3 volte pure di più. E cioè, per dirvi solo che la campagna di Black Ops 1 l'ho registrata 3 volte, per dirvi, credo di averla registrata 3 volte, la campagna di Black Ops 1, solo perché allora 2 volte il gioco era in inglese, mi sembra, quando l'ho registrata, quindi ho dovuto infatti ero tentato di cazzo scappi, quindi ero tentato di già finito? Easy. Quindi ero tentato di mettere il gioco in italiano, state fermo, di mettere il gioco in italiano in modo da rendervelo più godibile, tanto qui c'ho un miscuglio di voce incredibile, rendervelo più godibile possibile, però vabbè.
gotten more used to it than before. I really feel at home in my body now. No more awkwardness. Rin, Kakashi, we'll be together again soon. Oh no! Huh? I just went outside for a minute and saw that Rin person you keep talking about. She's in serious trouble. What happened? She and that Kakashi guy are surrounded by a bunch of hidden mist ninja. Nope. You still can't break that rock yet. But I've got to go help Rin and Kakashi. Where my body then? But you work for Madara, right? Are you sure you're all right with this? You want to help your friends, don't you? Thanks, Gudugudu. Okay! You are leaving? I'm grateful to you for helping me. But yes, I'm leaving now. I have to! Okay, take me straight there! Okay, leave the navigation to me. My allies are standing guard all over the world. It'll be a cinch! How does it look? Pretty bad. They keep talking about hidden mist experiments. I don't really get it. But there are a couple of dozen of them surrounding Rin and Kakashi. What is Minato-sensei doing? Who? I said, what do you think you're doing, Yellow Flash of the Leaf? I think he's wrapped up in another mission. He's nowhere nearby. Just when we need him most. Kakashi, you promised. Please. You've got to protect Rin. I'll be right beside you soon. Rin? No. That's spray from the collision. Rin and Kakashi are in there. What's your plan? Isn't it obvious? I'm gonna charge straight in! What the... Why am I seeing things? There's no way that actually happened! Kakashi and I were supposed to... protect her! What an idiot! He's all alone! Take him out! Voi volete fare fuori me? E io farò fuori voi. Ah, che bello, questo me lo ricordo. La parte in cui laggava come lo schifo. Oh, che bello. Qui ci sono pure quattro azioni nascoste, ma tanto io non farò mai perché non le so. Non so minimamente quali siano. Però dettagli, intanto facciamo fuori questi froci di merda. Ole, picchiamoli tutti, forti forti, come ci sono. Tanto obbito, poco incazzato mi dicono. Madonna, guarda qui. Guarda qui quanto cazzo è incazzato, obbito.
Madonna, 200 di combo, lag estremo, c'è di tutto, esiste. Esiste il peggio lag, esiste. Madonna, 251. Che cazzo è? Vai, Obito, vai. Vendicati. Madonna. Che, quanto sangue, quante particelle. C'è di tutto in sta parte di gioco. Madonna. Guarda qui. Vabbè. Porco due. Quanto cazzo lagga. Allora, lagga perché c'è pioggia, c'è sangue ovunque, ci sono effetti particellari di massa, la grafica non aiuta, la scheda video soprattutto non aiuta, però oltre a quello non c'è nient'altro. Il processore è buono, quindi il processore non c'entra niente in tutto questo. Il problema è solamente la scheda video e il tutto il resto della baratrack. No, yeah, voglio arrivare al 500, vediamo se ci riesco ad arrivare al 500. No, cazzo, voglio arrivare al 500. Pezzo di sticchio. Mortacci vostra, pezzo di merda, morite, voglio arrivare al 500. Crepate tutti, dai, finiamo questo, per favore finiamo questo. Questo livello in fretta, perché il mio computer mi sta smadonnando, soprattutto con questo, con questo caldo è una cosa impressionante. Cioè il mio computer arriva a, a quasi 100 gradi a volte. Non capisco il come, quando, perché questo caldo. Poi non so voi il vostro computer, sicuramente avrete un computer migliore del mio. Quindi tanto qui continuiamo a premere B come ci sono domani, perché è quello che sto a fare. Premere B come ci sono domani finché non muoiono tutti questi del villaggio della nebbia. Intanto io insomma quello cazzo sto andando prima di tutto. Tanto la muovo qua. Guarda quanti cazzo sono ancora. Cioè vogliono proprio essere uccisi tutti. Vogliono proprio essere spazzati via come fosse domani. Vai. Chi manca? Coglioni. Mancate voi due. Quindi morto. Finito. No, ancora te manchi. Finito, immagino. Beh sì. Tanto lì ci sono il cadavere di Rin e Kakashi detenuto. Perfetto, un'altra. I get it. Povero Obito. I'm in hell. Nothing in this world goes the way it should. Since it's a dream world, you can do whatever you like. You can even bring dead people back to life. Rain, we'll be together again. I'll make a world where we can be together again. I'm going to break the cycle. That's why I decided to come back. Think that anyone saw you? I'm the only witness. Obito annihilated every last one of them.
but it looks like he spared Kakashi. He was unconscious, though, so he didn't see anything. Still attached to your old ally, are you? No. I just didn't care about him. Doesn't matter to me whether he lives or dies in this world. He'll join us in the new world we create. And so will Rin. Madara, show me how to create the dream world. You do not need to thank me anymore. This way, as of today, you are our savior. The dream world is extremely simple to create. All you need to do is take everyone into the Genjutsu world I have created. But you need to use the moon to magnify the scale of the jutsu. Yes. Let us see. First, I need to educate you about the Sage of the Six Paths and the Ten Tails. And then, about my project, Tsukinome. In a previous battle, I obtained some of Hashirama's DNA and transplanted it into my own body. And then, when I was on the brink of death, I awakened my Rinnegan. At the same time, I also broke a certain seal. I summoned the Ghetto Statue, the empty vessel of the Ten Tails from the moon. Then, I quickly used the statue as a medium to cultivate more of Hashirama's DNA. The result was this. I transferred my will. Ah, lo zazzo buonero. They are half me. Now, ricordatevelo. To work until I can be reborn. You are Madara Uchiha. Perfetto, spero che questo giro me l'abbia registrato il tutto, incrocio le dita, 20 minuti dovrebbero essere circa di registrazione, quindi noi ci vediamo a un prossimo video, anche di Naruto, e niente, bella.